Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuger e ragazzi, mamma mia, in quanti avete visto il video di questa mattina, ragazzi? Sono tutti in vacanza, ma sono tutti lì che controllano, ragazzi. Porca di quella porca, oggi abbiamo scoperto che ci sono dei grossi e pesanti limiti per quello che riguarda una possibile emulazione del nostro Fortnite sui nostri dispositivi Android. Non è che voglio dire proprio che chi non ha il Samsung Note 9 non può giocare a Fortnite, o chi non ha il P20 non può giocare a Fortnite, però ragazzi, porca, sembrerebbero davvero pochi i dispositivi compatibili. Noi ci auguriamo davvero che Epic Games riesca a trovare il modo, magari abbassando anche la qualità grafica del loro prodotto, in modo che si riesca a giocare in maniera decente su molti e moltissimi altri dispositivi Android. Oggi ragazzi parliamo di qualcosa di interessantissimo, di qualcosa che mi state chiedendo in tantissimi e che gentilmente il mio team è riuscito a recuperare in modo da farmelo avere. Come sempre ringrazio il Fabione, il Litto e tutti gli altri che momentaneamente adesso non mi rientrano i nomi, ma mi ricordo Aydin ed altre persone, li ringrazio veramente tantissimo. Ragazzi, oggi parliamo della skin di Twitch Prime, la numero 3, se non ricordo male, in ordine cronologico. Infatti abbiamo già visto qualcosa, ragazzi, essere trapelato dai file un paio di settimane fa, proprio all'uscita della season numero 5, e c'era appunto una skin che non quadrava molto con l'ambientazione di Fortnite in questa season. Abbiamo visto, ragazzi, come ci sono i vichinghi, abbiamo visto come presto arriverà Wild West, quindi il selvaggio West, si parlava anche in un prossimo futuro di egizi, si parlava di tante altre cose, di greci addirittura. Noi ragazzi non demordiamo, continuiamo a divertirci, continuiamo a giocare a Fortnite. Sono sicuro che nelle prossime settimane cominceranno piano piano, lentamente, ad arrivare quelle robe lì belle sugose, che dici: allora qualcosa c'è. E quindi mi raccomando ragazzi, non demordete, ma non voglio togliere tempo ai ricci di mare. Attenzione ragazzi, 3, 2, 1, scrancala! Eccola qua ragazzi, eccola qua, l'avevamo già intravista, come già vi avevo anticipato. Questa, ragazzi, l'archetipo sembrerebbe essere la skin del Twitch Prime, ragazzi, che verrà tra l'altro messo a disposizione come sempre per gli utenti che sottoscrivono un nuovo account Twitch. Vedremo se esiste un modo eventualmente di ottenerlo senza per forza barare, perché magari c'è il modo che ti sottoscrivi, poi dopo un mese togli l'iscrizione. Non è barare, semplicemente mi piglio una skin perché non mi interessa di Twitch Prime, ma esigo la mia nuova skin. Wow, la devo assolutamente giocare. Questa skin dell'archetipo, ragazzi, la possiamo vedere anche in maniera un pochettino più dettagliata nella seconda immagine che stiamo vedendo proprio adesso, ragazzi. Come vedete, una specie di soldato del futuro con tanto di tuta, probabilmente antiradiazioni, non lo so, alla base dei pantaloni. Vediamo, cioè alla coscia, scusate, un porta oggetti, ha dei profili verdi e ha questi strani tre occhi che non ci fa anche che cacchio deve vedere con tre occhi questo qua. Io non lo so ragazzi, non lo so, ma so che la skin dell'archetipo non è sola, ragazzi. Il pack di Twitch Prime avrà la skin che stiamo vedendo adesso, avrà il backpack dell'archetipo che stiamo vedendo adesso, come vedete molto particolare ma anche molto carino, ha un'antenna alla parte sinistra del backpack, visto ovviamente dalla vostra prospettiva mentre guardate lo schermo. Nella parte destra invece ci sono due cose infilate in una specie di fascia, potrebbe essere così,
e immancabile, la grande chiusura dello zaino che va a chiudersi in simil mantello, molto molto carina, un'idea assolutamente originale per poter avere un nuovo backpack. Insieme al backpack, ragazzi, Sgrangal, il glider, ragazzi, il suo deltaplano, l'avevamo già visto qualche giorno fa, anche questo molto particolare, ma che ci sta assolutamente con la skin, molto futuristico, coppia di ali alle estremità tipo quelle dei droni. Si vede benissimo che i colori riprendono appunto il nostro archetipo, niente da aggiungere di particolare. Non sappiamo com'è il retro di questo glider, ma dovrebbe avere un globo luminoso verde come quello del Destiny, della skin femminile di Omen. E ragazzi, dopo aver visto il backpack, dopo aver visto il deltaplano, abbiamo un'immagine del nostro archetipo con il piccone che sembra di primo acchito un po' brutto, ma che in realtà, se ci facciamo un po' caso, non fa proprio così schifo, ragazzi. È qualcosa di interessante, come vedete, triangolare, niente di esagerato, niente di esigente, ma comunque carino. Io non lo so, se questa skin la possiamo ottenere gratuitamente, beh, allora secondo me vale assolutamente la pena di ottenerla. Io troverò, cercherò il modo di poterla far ottenere anche a voi, statene certi, e mi raccomando, ragazzi, prestissimo arriverà, forse addirittura domani, il nuovo fucile da cecco, il Barrett 50, quello con il calibro Barrett, io lo chiamo 50 perché monta delle munizioni calibro 50. Vi ricordo, unica rarità di questo fucile leggendario, credo che sia disponibile nei forzieri e negli airdrop. Ovviamente non è possibile trovarlo come quando succede per i bolt action o per i semiautomatici, che ogni tanto vai in giro, te li trovi per terra. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuta la nuova skin. Mi raccomando, un bel pollicione in su se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi in tantissimi al canale, che questa sera forse riusciamo ad arrivare a 71.100 e quindi a fare il contest, e mi raccomando, noi ci vediamo in live. Ciao!